Bella raga, ma che roba meravigliosa è che ogni due giorni qui a Milano apre una pizzeria nuova. Pazzesco. Oggi vi portiamo da Giolina. Giolina è un nuovo format nato dalle espertissime mani del Pippo Baudo della pizza, Regina Rock del food, la manager dei locali amati dagli influencer come noi, colei che al buon cibo affianca poesia e moda, Ilaria Puddu. Porta con sé una nuova tipologia di pizza che gli amanti delle imbarcazioni definiscono a canotto. Termine orrendo, ma tant'è. Comunque avete capito, no? Quelle belle pizze con i cornicioni grandi grandi e vuoti vuoti. Ah, tipo quella di cocciuto? Sì, ma qui la novità è quella di affiancare alla pizza un cocktail. Tipo dry? Sì, sì, tipo dry, ma qui la mixologist è fregna. Mix cosa? Ascolta, i baristi ora li devi chiamare così, capito? Sì, sì, ma anche meno. Siamo stati a quasi un mese dall'apertura. Il locale curato nei minimi dettagli. Sava Sandier. Un bellissimo bancone bar ci dà il benvenuto e ci introduce a un'ampia sala dalla luce soffusa, forse anche troppo. Tipo dry? Dai, basta. Alle pareti, mensole a contenere libri inseriti al contrario, perché Giolina ci vuole insegnare la morale che i libri non vanno giudicati dalla copertina. Ma Giolina gliel'ha chiesto qualcuno. Ma poi, di preciso, questa Giolina, chi è? Infatti. Vabbè, a questo punto, già che ci siamo, parlerei delle pizze, magari. Sì, può essere un'idea, vai. I topping sono di ottima qualità ma molto educati. Stanno al loro posto un po' troppo timidamente, soprattutto dovendo fare da controparte a un impasto che si fa apprezzare per la sua personalità. Questo contribuisce chiaramente alla ricerca di leggerezza della pizza, visto che in tre ce ne siamo scassate 5 senza battere ciglio. La sola selezione di prodotti di qualità potrebbe non essere sufficiente in un panorama sempre più agguerrito, anche se comunque è da elogiare la ricerca e la valorizzazione di produttori di eccellenza. Davvero di pregio al sapore del cornicione, eccellente, che valorizza ed eleva la farina di tipo 1 utilizzata in un impasto diretto che stupisce per profumi e sapore. Passando ai cocktail, altro fiore all'occhiello di Giolina, non abbiamo riscontrato un vero e proprio abbinamento con la pizza. No, e risulta decisamente poco illuminante la risposta a cosa vi piace alla richiesta di consigli sul cocktail che comunque si fa pagare. Ovviamente lo diciamo da recensori spietati, perché dobbiamo esserlo per voi, amici vicini e lontani che ci seguite. Come consumatori non possiamo invece che essere contenti di tutto sto ben di Dio che vediamo lievitare nella nostra amata città. Ciao Ricky, diamo un ultimo sguardo, te ne prego, sto bel cornicione prima del votone. Sì, 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 assolutamente sì, dai, dai, vai. Ma che meraviglia. Ma è bellissimo. Cioè, ma poi proprio vuoto, bello, bello, dentro, bello, bellissimo, bello, bello. Aspetta un attimo però. Zoom un secondo, fa vedere un attimo. Cos'è quella roba là? Aspetta, non la vedo ancora. Ah, ma... sì, eccola. Cos'è che è? Ricky, ma che cos'è? Ma è bellissima. Cosa abbiamo appena scoperto? È una rivoluzione scientifica. Il ruotone della pizza. Per scoprire più nel dettaglio le pizze che abbiamo mangiato e guardarvi qualche fotina bellina carina, seguiteci nelle stories di Instagram. Poi partecipate ai sondaggioni, ci raccontate le vostre esperienze, ci date consigli. Insomma, ci si becca là. Ciao!